perché mo si aprono per le 7 per riaprire però un po' perché c'è un altro di scappo alle 7, quindi tutto quel tempo è stato fatto. Come mai è scesa? C'è più gente di quella che potevano imbarcare, ne hanno messo un altro solo adesso. Pomeriggio di ordinario caos e disagi sul porto di Ischia per il controesodo del 1° maggio, mentre gli aliscafi della compagnia pubblica Caremar erano vergognosamente fermi dalle 16.15, ora dell'ultima partenza per Napoli, e la biglietteria ermeticamente chiusa con tanto di catenaccio, la compagnia privata Li Lauro, società gestita dalla famiglia dell'ex senatore di Forza Italia Salvatore Lauro, istituiva corse straordinarie che hanno fatto la spola tra Ischia e la terraferma per tutto il pomeriggio. Così, mentre gli armatori privati hanno approfittato del ponte del 1° maggio per accumulare profitti a gogò, la compagnia pubblica Caremar è rimasta a guardare perché lo Stato capitalistico, con le sue istituzioni compiacenti e omissive nei servizi pubblici, che in questo caso sono rappresentate dai comuni interessati, dalla provincia, dalla regione, dal governo e dal Parlamento nazionale e dalla comunità europea, tutte amministrate dal centro, centrodestra e centrosinistra, favorisce i potenti interessi degli armatori privati con la conseguenza dell'ulteriore indebolimento della sua compagnia pubblica di navigazione. Che vergogna! Ma non è tutto. Come tutti sanno, i cittadini residenti delle isole del Golfo di Napoli hanno giustamente diritto a pagare la tariffa ridotta quando viaggiano con navi agli scafi pubblici e privati. La cosa assurda è che da sempre la Li Lauro, con le corse cosiddette straordinarie, non riconosce lo status di residenti agli ischitani, i quali, anziché pagare i soliti euro 4,60, ne devono pagare ben 16, così come ci ha spiegato questo nostro concittadino. Da che ora sta qua per imbarcare? Dalle 4 per trovare posto alle 7.20. Alle 7.20 con il biglietto normale per residenti. Niente sconto. Cioè il residente non ha sconto la domenica? 16 euro. Oggi che è festivo, con tutte le corse straordinarie. Ma quello che ci chiediamo stupiti è questo: perché a stagione turistica iniziata non è andato ancora in vigore l'orario estivo che prevede l'incremento delle corse da e per la terraferma da parte dell'armamento pubblico e privato, invece per istituirle si aspetta il 1° giugno, favorendo così l'introduzione delle cosiddette corse straordinarie dei privati, con le quali poi i residenti sono costretti persino a pagare la tariffa triplicata? È una vergogna politica e sociale del potere dominante che deve finire al più presto. Inoltre, mentre eravamo intenti a riprendere la massa di persone in attesa di imbarcarsi, abbiamo notato qualcosa di molto strano. Da un aliscafo pronto per partire, su cui erano state fatte imbarcare molte più persone del dovuto, sono stati fatti scendere e accomodare su un altro aliscafo circa 60 turisti, che di corsa si affrettavano a raggiungere l'altro natante. Incredibile. Come mai è scesa? C'è più gente di quella che potevano imbarcare, ne hanno messo un altro solo adesso. Ma non è tutto, l'aliscafo alleggerito dei circa 60 passeggeri è comunque partito pieno, e questo è testimoniato dalle immagini esclusive che abbiamo registrato con le nostre telecamere, in cui si vedono persino delle persone sedute sulla scaletta che porta al piano superiore. E ancora, siamo stati colpiti e non poco dal fatto di aver notato e filmato ben 3 natanti impegnati contemporaneamente a far manovra nel porto, una nave in entrata e 2 aliscafi in uscita. È normale tutto questo, ci chiediamo da profani? Possibile che in un porto così piccolo come quello di Ischia sia consentito a 3 natanti di fare manovra contemporaneamente? Su questo chiediamo lumi e spiegazioni alle autorità competenti. La
L'altra cosa assurda e vergognosa è sicuramente rappresentata dallo stato di degrado, abbandono e pericolo in cui versa il pontile degli aliscafi e che già nel passato abbiamo più volte denunciato. Struttura di legno vetusta, impianto antigente o abbandonato a se stesso, toilette chiuse da sempre e ciliegina sulla torta, panchine rotte e divelte che dopo la nostra ultima denuncia pubblica sono state ammassate in un angolo circondate da un nastro rosso e bianco, quasi stessero in una qualsiasi discarica di rifiuti. Che schifo. Una di queste panchine divelte, forse per poter bene testimoniare la vergognosa incapacità e insensibilità dell'amministrazione comunale di Ischia guidata dal sindaco Giuseppe Ferrandino, non è stata rimossa e ci ha rattristato il cuore vederci seduto sopra un anziano turista che era in attesa di imbarcarsi da circa 3 ore. Tutto questo alla faccia dell'accoglienza e dell'ospitalità che offriamo ai villeggianti. E che dire di un'altra panchina col sostegno e il marmo praticamente spaccato e pronta a sprofondare, sulla quale incuranti ogni giorno si siedono centinaia di turisti e residenti. Sindaco Giuseppe Ferrandino, dopo l'ennesimo ponte di cattive figure rimediate con i nostri graditi ospiti e dopo il nostro ennesimo servizio giornalistico di denunce, pensiamo che sia giunto il momento di attivarsi per eliminare i disservizi e rendere sicuro e accogliente il nostro pontile. Speriamo che ciò avvenga e presto, diversamente il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista e PCML TV continueranno a lottare per rimuovere e sconfiggere l'indifferenza politica amministrativa di chi viene eletto per fare il proprio dovere nell'interesse supremo di tutta la collettività. Infine, come se non bastasse, nei giorni scorsi sono state inviate alla nostra redazione fotografie di rifiuti e immondizie varie che quotidianamente albergano nello specchio d'acqua del porto. Le mostriamo ai nostri signori amministratori. Non si sa mai, potrebbero avere anche un sussulto d'orgoglio.